All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Buongiorno a tutti. Allora, oggi Get Ready With Me in versione mattutina. Vi piacciono tanto questi video? A me piacciono, anche se a volte a prima mattina è dura registrare, devo dire la verità. Oggi lavoro vicino casa, capita tantissime volte, penso anche a voi, se lavorate vicino casa, più siete vicino casa, più fate tardi. Io adesso infatti ho sforato l'orario massimo e devo scappare al lavoro. Voglio dirvi solo in quest'anteprima che oltre ad avere una voce da trans, ho utilizzato dei nuovi ombretti che ho acquistato della Makeup Geek, che sono tutti questi, li ho messi nella palettina Nabla, ad eccezione di questo che è di MAC. Ne ho comprati 5, come la stupida, potevo prenderne 6 per mettere nella palette, ma ne ho presi 5, vabbè, tutto. E hanno dei riflessi, sono bellissimi, cioè mi è venuto fuori questo stamattina, avevo voglia di prugna, porpora, bello, bello. Insomma, io vi lascio al video perché scappo e ci vediamo subito dopo il video con i miei saluti e domani con un altro video sull'avvento. Ciao, buon video. Maledetto lunedì e la mia voce raca che vuole farmi scherzi oggi, parliamone. Inizio con il contorno occhi, il solito, quello siero di Bionique. Ieri sera ho avuto l'idea geniale, prima di andare a dormire, di mettere lo smalto. Le forme del letto, voglio ridare un'altra opportunità a questo smalto, che è il numero C42. Allora, come crema oggi applico questa, che è la Elemis Hydra Balance Day Cream, che è una crema senza siliconi, senza parabeni, senza tante altre schifezzate. Una quantità così basta. Alla salute del lunedì, tragico. Mi sto facendo un programma detox della, come si chiama qua? Nutrient Wise, vedete? Cioè il programma Day and Night. Questo è la tisana Day, che è buona. Quella Night non mi piace proprio. Adesso vado col fondotinta bioattivo della Liquid Flora e la colorazione 3. Sapete che mi sta piacendo tantissimo, dice già sto andando a ruota, pure e finisce. La cosa più strana di questo fondotinta è che si asciuga così rapidamente, quindi dovete essere un po' sbrigativi nel stenderlo. Adesso stendo questo correttore in stick di Kiko, che è lo 01, che è un po' asciuttino. Lo metto solo qui e lo metto anche sotto tutta l'arcata. Poi prendo anche il correttore della Urban Decay in Light. Urban Decay, sì, Simona, sì. E do giusto 1 e 2. Fisso tutto con la cipria Drama Matte di Neve Cosmetics. È ultra sottile, mi piace molto perché tiene a bada il mio sebo di cacche. È come se fosse una cipria in HD, un po' di terrina per scolpire lo zigomo. Prima mattina di lunedì, oggi sì, è lunedì, ed è il lunedì dopo le feste, tra virgolette, dell'8, che io praticamente la settimana scorsa ho lavorato fino a sabato,
per poter star libera il venerdì 9 dicembre. Ma poi mi sono un po' ammalata e quindi sono stata nel letto, quindi le secce aumentano, ragazzi, sì. Amo questo pennello del Real Technique perché per fare le ombre è veramente unico. E adesso vado con il fard più chiaro della collezione di Nabla Natalizia. Adesso vediamo questo illuminante di Essence che mi è uscita dalla beauty box di alfemminile.com. Eccola qua, vedete com'è? Usciti un sacco di prodottini, tra cui un ombretto, lo smalto glitter. Applicherò questo. Inizio ad applicare Dusk su tutta la palpebra mobile. Anche questa nuova collezione di Nabla è un arancione con dei riflessi oro, fa molto Natale, insomma. Un albicocca molto fresco che per tutti i giorni ci sta, eh? Ad esempio, anche con un look del genere, un po' di matita infracigliare, si può andare a lavoro, eh? Per questo look voglio utilizzare un po' di ombretti della Makeup Geek che ho acquistato da Beauty Bay a settembre, mi sono arrivati tipo a fine novembre perché un sito meno organizzato di quello non l'ho mai visto. Vabbè, comunque si era perso il pacco, ho fatto il reclamo. Questo qui che ha i riflessi oro, è bellissimo, è una sorta di duochrome, si chiama I'm Peachless e lo applico sul dottor lacrimale. Adesso vado con questo che si chiama Grand Start, però presso con le dita. Anche questo ha dei riflessi pesca rosa, pazzesco. E vado con questo prugno opaco che si chiama Bitten. Piano piano me lo porto nella piega. Per questo look voglio che il colore più scuro arrivi qui. Questa cosa qui va a ingrandire anche l'occhio, ok? Quindi se avete l'occhietto un po' più piccolo, andate con la sfumatura dall'inizio e non solo nella lunetta finale. Riapplico di nuovo quell'oro, oro rosa. Adesso vado con Shadow Lady di MAC, che è un rosso scuro, e vado ulteriormente a intensificare questa sfumatura. Ciao! Ora adesso vado con questa matita qui che è di MAC Bordeaux, che è una matita Bordeaux, e vado a contornare tutta la rima ciliare superiore ed inferiore e poi me la sfumo con questo pennellino piccolo. Mi piace questa matita perché ha una consistenza non troppo molle, si fissa, quindi cioè non è proprio troppo morbida, quindi mi permette anche di fare questo. Adesso vado solo con un po' di eyeliner solo all'attaccatura delle ciglia per dare più tridimensionalità, cioè non vado a fare una riga. Questo è il solito eyeliner di Stila. Sfumo l'eyeliner un po' con la matita. Allora, adesso vado con questa qua di Kiko, che è praticamente la Intense Color Long Lasting Eyeliner, che dovrebbe temperare, però ha una buonissima scrivenza all'interno della rima e anche una buonissima tenuta. Vado adesso a testare per la prima volta con voi questo mascara della beautyalfemminile.com, che è uscita sempre dalla box. Vado con lo sculpt mascara perché non mi piace questo effetto, ora voglio più drama. Ridefinisco le sopracciglia con Uranus di Nabla. Niente, questo è il trucco occhi terminato.
Adesso lavo i dentini e mettiamo insieme il rosso. Ho soffiato il naso e dovete sapere che è andato via il contouring qua. Vedete come sembra più grande il naso? Perché qui non c'è e qui si allarga. Un po' di pazienza, Simona. Mi sono vista con altre luci e voglio intensificare il blush perché vedete che è molto tenue. E io a fine serata non so più niente se non ne metto un poco in più. Allora andiamo a mettere questa tinta qui, acquistata sempre al sito Beauty Bay della Jeffree Star. Questa è la più famosa, che si chiama Androgyny, è bellissima. Ha un applicatore molto particolare che vedete già, cioè proprio sembra che c'è la cosa per le labbra. Cioè, è stupendo. È un rosa con dei riflessi, rosa malva con dei riflessi grigiastri, bellissimo, perché lo rende da tutti i giorni, quindi è un po' più spento, meno vivo. Però il look occhi va benissimo anche con un rossetto rosso, scusate la voce da trans, ma oppure con un rossetto bordeaux, si adatta bene a un po' vari rossetti, però questo qua è... Ho registrato il video sulle tinte labbra dopo che mi arrivasse questa, ok? Perché sennò altrimenti l'avrei inserita. Mi piace. Infine indosso un po' questi gingilli che ho comprato da Bershka. Metto anche questo che è un bordeaux. Mi sono dimenticata di mangiare lo yogurt. E poi do un po' di luce in questo mortorio, visto che mi sono vestita di nera oggi, con questi cerchi che sono oro. E ci stanno bene anche con questo. Ma vi ricordate com'ero appena sveglia? Cioè, mo sono un po' gnocchetta, no? Prima ero proprio un cestetto. Il trucco, come fanno gli uomini senza trucco? No, ditemelo, poverini. Questo è il look finito, io continuo ad avere sempre meno voce, a fine serata non avrò più voce. Io spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto e sicuramente ci vediamo domani con un altro video sull'avvento. Un bacio e buona giornata. Ciao!